Dell'intelligenza. Io sono Pilato e mi dipingono pelato. Non è vero, ho un sacco di capelli, ma la gente è ignorante. Gli dici Pilato, capisce pelato. Ma non è un problema. Lascia che il popolo rida del potere. Non ce l'ha. Davanti a te si inginocchiano, tremano, poi dietro le spalle sparlano e ridono e così si consolano. Questa è l'intelligenza del potere. Offrirsi ogni tanto come oggetto di riso, ma con senno però. Poi sei arrivato tu e questo incanto si è rotto. Del Signore. Contro di te, Cristo, c'è un'accusa molto grave: sedizione politica. E infatti sei contro lo Stato. Tu distingui tra Cesare e Dio. Proprio qui l'hai sparata grossa. Hai detto che il mio potere mi è stato dato da qualcuno più in alto. Allora Cesare e Dio sono distinti. Cesare e Dio sono distinti. Se tu togli sacralità al potere, lo Stato va a quel paese. Apri le porte al caos. Chiunque creda Cesare distinto da Dio può contestare Cesare in nome di Dio o Dio in nome di Cesare, con il risultato che lo Stato o qualsiasi altro potere costituito salta. Non ci possono essere due verità.
La verità è una sola. Ma ti ho fatto io la domanda. Quid est veritas? E ti ho dato anche la risposta. Chi ha la verità ha Dio. E cioè il diritto e dovere di poter decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Di giudicare e di condannare. Di comandare e di farsi obbedire. E che la verità si chiami ragione, filosofia, diritto romano, cristianesimo, comunismo, o come si dice oggi, oggettività scientifica, non importa. La verità è nello stato delle cose, in ciò che abbiamo stabilito e in ciò che stabiliamo, ma è una cosa certa, capisci? Verità! Questo è lo stato, non altro! Lo stato è Dio, dà la vita e la morte. Il tuo Dio, che cosa ha fatto di bene per gli uomini? Per evitare le guerre, per i popoli che muoiono di fame, per quelli che sono morti di peste, di cancro, per le donne stuprate, per i vecchi abbandonati, per i bambini schiavizzati, per gli assassini, i drogati, i ladri, la giustizia ingiusta, gli affari sporchi, l'odio, l'odio! Io sono lo Stato, io proteggo la gente dal male. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo, io dietro, tuo Signore è incarnato e perfetto. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo, mio figlio di Dio, Adonai e creato mio. Ecco l'uomo. Che cosa devo fare di quest'uomo? Mio sommo dispiacere, Cristo, che il popolo ti condanna a morte. Io ero per la soluzione, ma io sono democratico e faccio la volontà del popolo e
è sacra. L'unica cosa che posso fare è dissociarmi. E lo faccio subito. Io non ho colpa per la morte di quest'uomo. Che il suo sangue ricada su di voi e sui vostri figli. Io me ne lavo le mani.